Benvenuti in questa nuova puntata di Foto e Modelle. Oggi abbiamo una nuova ospite e parleremo di Instagram, come incrementarlo e altre cose. Ma prima, sigla! Allora, diamo il benvenuto a Lauri Ferri. Lauri Ferri, che vuol dire? Laura Fatina, sì. E che cosa abbiamo fatto oggi? Uno stile molto gotico. Gotico? Come ci si può sbagliare con me, Laura? Vabbè, io proprio soprattutto sono con me, poi. Ah, pure te, insomma. Io pure, spesso e volentieri, sono, diciamo, i shooting che mi propongono di più. Proprio perché, insomma, comunque l'estetica è quella giusta. È tutta nera. Perfetto. Anche a me mi invidia a nozze, quindi questa cosa, quindi tante volte mi devo sforzare di fare qualcosa di più colorato, perché ovviamente mi propongo a un pubblico vario, ma... Anch'io, tante volte mi dicono, sorridi, oppure... Sorridi, ma perché? Metti il vestitino, ma che ne so, non lo so, però insomma... E allora abbiamo fatto un bel progetto stile gotico, abbiamo... Bello. Avevi dei bei corpetti... Sì. Costati un sacco di soldi... Sì, decisamente. Dai 3 ai 4 euro, quanto mi ha detto... Beh, quelli vestiti però, e viva il mercatino degli usati. Il mercatino dell'usato è una garanzia praticamente. Io ogni volta vado là, prendo sempre di tutto e di più. Ci dovrei passare pure io, vedi un attimo. Ma fidati che veramente c'è, cioè, veramente tanta roba, tante cose. E poi comunque dai una seconda possibilità a vestiti, esatto, non utilizzati. E siamo pure, cioè, meno spreco. Eco-friendly. Sì, bravo. E infatti è quello il senso di andare al mercatino. Allora, abbiamo fatto un po' di foto. Parlavamo prima pure di come verranno sviluppate queste foto, perché... Il mood. Chi mi conosce, ovviamente tutto il pubblico qua mi conosce, sicuramente sono famosissimo. No, le mie foto comunque sono tendenzialmente... No, vabbè, lasciamo perdere questo punto dolente, tasto no. Dolente, fino a quando c'è scherzo tutto a posto, però no, poi... No, perché? Vabbè, mi conosci te e forse mia madre. Però quello che abbiamo fatto è sviluppare un mood dove appunto c'era... un fondale neutro, per poi andare a ricostruire con quella che sarà la post produzione, quindi fotomontaggi nel caso in cui servano fotomontaggi manuali, ma anche intelligenza artificiale. Quindi parlavamo di questo avvento dell'intelligenza artificiale. Sì. Ormai penso che sarà una cosa che pure nei nostri podcast uscirà fuori quasi sempre. Perché? Perché poi a un certo punto, così come è stato la post-produzione all'inizio, no? Con l'avvento del digitale, cioè, è arrivata anche la post-produzione con Photoshop, e quindi erano proprio le modelle stesse a richiederlo, sì. Nonché appunto proprio i fotografi a farla, quindi è un 50-50. Certo. E oggi è entrato nell'uso comune, cioè vedere una foto che non è post-prodotta fa quasi strano. Beh sì, decisamente, l'evoluzione. E allora che cosa succede? Secondo te questa intelligenza artificiale diventerà come la post-produzione di beauty, di fashion? Ma molto probabilmente sì. Molto probabilmente sì, lo penso già anche lo sta io. Diventando parecchio, insomma. Se ne vede già parecchio in giro. Però il problema adesso è che c'è molta gente che fa foto ex novo con l'intelligenza artificiale senza partire da una foto preesistente. E la spacciano per loro. E la spacciano per loro. Addirittura ultimamente ho sentito un fotografo famoso tedesco, adesso non mi ricordo il nome ovviamente perché coi nomi... No, sì, che lo dici, io poi ho un'età. Beh, pure io ormai, non è che... Ma io sono un po' più grandicella di te, però. Sto dietro, non è che... Che ha partecipato a un concorso fotografico, anche abbastanza conosciuto nel suo paese, e ha vinto. Però poi, al momento del ritiro del premio, ha detto: io non ritiro il premio perché questa foto è stata fatta solamente con l'intelligenza artificiale. Ah, ok. E quindi quello che ha fatto è stata una denuncia. Beh, proprio certo. Per questo nuovo genere e modo giusto, di fare. Non sembra giusto, insomma, no? Ci sono tante scuole di pensiero già, perché io ad esempio vedo tranquillamente su Instagram persone
che hanno creato profili solo con l'intelligenza artificiale, e fino a questo punto potrebbe pure andare bene, però poi... Sì, ma non specificano poi che... No, lo specificano pure, ma però... io ne ho visti tanti invece che non lo dicono. Quelli sono quelli che... che fanno finta che sono foto esatto, loro. I wannabe artist. Sì, vabbè. Che non lo saranno mai perché hanno scritto solo un testo. Però a parte che magari fra un anno verranno considerati artisti e io starò qua con qualcuno che mi dice: hai visto, non avevi ragione. Infatti. Vabbè, allora questa parte la taglio casomai. E no, non è vero. No, dai. La lasciamo così, mi do la zappa sui piedi. Se offende qualcuno, dice. Ma chi se ne importa. Però, ecco, mi sono scordato che volevo dire. No, vabbè, quello che succede adesso è che ci sono questi profili che mettono immagini fatte con intelligenza artificiale, sì, e ci hanno creato un business. Penso di sì. Ora, perché io devo andare a comprare un'immagine che creata, potrei fare quasi uguale semplicemente imparandomi a scrivere due righe di testo? Perché poi questo è il text to image, che è proprio quello che viene utilizzato ad esempio con piattaforme come DALL-E, adesso uscita la versione 3, o Midjourney. Tu scrivi un testo, ad esempio, voglio una persona in cucina, per strada. ho capito, però, insomma, qui l'artista dove sta? L'artista purtroppo... E quindi poi cosa succede? Succede che vai anche a violare dei diritti d'autore, perché non è che l'intelligenza artificiale la crea dal nulla, no, si mette infatti là a disegnare. Prende altre foto di altre persone. Eh sì, un po' quello che sta succedendo alle persone famose, no? Esatto, che poi l'intelligenza artificiale un po' in tutti i campi adesso già sta bruciando alcuni posti di lavoro. Sì? Sì, purtroppo sì, perché se tu ci pensi, facciamo un esempio stupido. Beh sì, se fanno tutto comunque meccanicamente, cioè... Eh sì, facciamo un esempio stupido. Io sono il gestore di un locale, ti faccio questo esempio perché conosco molte persone, sì, certo, in questo ambito, gestore di un locale, ho bisogno di sponsorizzare un evento perché quella sera magari faccio il karaoke e ho bisogno di un illustratore che mi fa la locandina. Se l'illustratore è quello che fa prima l'immagine e poi ci mette le scritte sopra, perché questo è, sì, in certo, maniera molto riassuntiva la locandina, prevalentemente a mettere un testo possono imparare tutti, ma l'immagine è quella che manca. Se io mi posso fare l'immagine da solo e viene anche molto bene, dici che mi importa di pagare gente. Esatto, che mi importa di pagare una persona che primo mi farebbe pagare il giusto. Sì, certo, ovvio. Perché parliamoci chiaro, è un artista e deve essere pagato, e poi viene pagato anche in base al tempo che ci ha messo, quindi io, gestore del locale, ho bisogno di una locandina, devo andare dal tizio a chiedergliela almeno una settimana prima, se tutto va bene. Invece così magari la posso fare da solo, lì per lì, pare, sul momento. Come ti piace di più. Quindi a che cosa arriviamo? A che cosa arriviamo? Che toglierà lavoro a tante persone. Potrebbe togliere lavoro a tante persone, oppure tante persone devono riconfigurarsi. Perché comunque magari te la ricrei. Dipende. Beh, perché sì, certo, se devi fare indossare un vestito che hai creato, non è che... No, sì, su. Non so se l'intelligenza artificiale può arrivare addirittura da una semplice foto al vestito messo così sulla non stampella a farla indossare. Sì, oddio, non è impossibile. No. Però, insomma... Dice, ancora non ci sono arrivati e meno male. Cosa andremo a fare noi? Cosa andremo a fare se questa intelligenza artificiale ci leva metà del lavoro? Allora, ci dobbiamo reinventare. Parliamo di cosa vogliamo fare da grandi. Che lavoro vorresti fare tu? Io? E parliamo di stupidaggini. Stupidaggine? Sì. Che lavoro vorrei fare? Cosa volevi fare da piccola? Ecco, facciamo una domanda così. Volevo diventare famosa, ricca. Ma in cosa? Bella. Bella sei bellissima. Diciamo che è una, troppo buono lui. Una la puoi depennare, dai. Sì, dai. Diciamo, ricca no, perché insomma... Ricca dire, niente, fine, famosa... Famosa nemmeno. Ma come, c'ha così tanti follower, ne parlavamo prima. Beh sì, vabbè, ma sono fittizia. E allora, che cosa volevi fare? Cioè, ad esempio, volevi diventare famosa in? Beh, il mondo dello spettacolo. Beh, io calcolo che ho fatto i provini per non nella Rai. Però ecco qua, quindi abbiamo doti... Degli anni che erano 90?
anni 90, sì. Non è che c'è dire. Che avevi bisogno di tante doti, perché tu... Sì, in effetti abbiamo preso so proprio un esempio. Te lo ricordi, non è la Rai? Sì, la sì, me lo ricordo, cioè, non mi piaceva, però... No, io avrò fatto 2-3 puntate, dopodiché me ne sono andata praticamente. Ah, quindi l'hai fatto comunque? Sì, sì, non l'ho preso. E com'è stata l'esperienza? A me, per me non positiva, perché comunque è un ambiente abbastanza molto competitivo e... Quindi magari non è tutto oro quello che luccica, no? Vabbè, comunque in televisione è a prescindere, penso, diciamo che competitivo. Allora le mamme sono quelle più anche perché lì, insomma, avevamo tutte comunque 14, 15, eravamo svariate età, però comunque la maggior parte erano tutte minorenni. Quindi tante venivano con le mamme, e le mamme erano quelle più accanite, quelle più... Poi, insomma, magari in televisione... Ah, oddio, si vedeva anche in televisione, perché in tante puntate magari piangevano. Insomma, era un po' un programma allo sbaraglio. Ma però, piangevano per quale motivo? Qualsiasi cioè... cavolata, cioè... Tante volte si offendevano tra di loro. Vabbè, tu calcola, non so quante centinaia di ragazze c'erano, di tutte le età, competizioni a go-go, e quindi ci sa che magari c'avevi la giornata che... Cioè, c'era molto bullismo, ecco. Sì, vabbè, allora, sì, diciamo che era pure un periodo in cui la tortura psicologica vabbè, non era... non ci si faceva caso. Non ci si faceva caso, no. Esatto. Non era un argomento all'ordine del giorno come no, potrebbe adesso, essere come adesso, oggi. Io penso che quel programma non... Non potrebbe mai esistere. No, sì, assolutamente, sì, sì. Anche perché lì c'era anche la stessa... E conduttrice che prendeva in giro, cioè, ma tante volte... Beh, conduttrice era Ambra. No... Quella dopo, all'inizio c'era la... Oddio, non mi ricordo come oddio, si chiama. Io non ne so niente, per me era solo Ambra. No, cioè... c'era una presentatrice famosa, non mi ricordo come si chiama. E poi dopo c'era Ivo Show. Comunque all'inizio è nato con personaggi famosi e c'erano le ragazze come contorno. Poi dopo Bon Compagni ha deciso di eliminare conduttrice, eccetera, e lasciare il programma praticamente in mano alle ragazzette. Ma quindi è subentrata Ambra e altre ragazze, insomma, che poi è una delle poche che ha fatto successo, insomma, anche sì. Se stanno un po' di chiacchiere sotto, però vabbè. Sì, vabbè, ecco, questo lasciamo perdere magari. No, no, lasciamo sì, stare. Che ci sono chiacchiere, vabbè, diciamo che lo sanno tanto un po' sa. Tutti, sì, ecco, sì. Mettiamola così e chiudiamo la parentesi. Io infatti me ne sono andata perché, insomma, diciamo che quel mondo non alla fine ho capito che non faceva per me. E giustamente quindi, lì bisogna essere finiti i miei momenti di gloria, bisogna essere portati, diciamo, per una mentalità fatta apposta proprio per quel tipo di situazione. Sì, no, devi essere portata, è vero, devi essere molto portata, anche perché sennò ti schiaccia proprio psicologicamente. Ma scherzi, cioè veramente c'è stata gente che poi comunque ha fatto una brutta fine, eh? Cioè, diciamo, quelle che hanno fatto successo, ok, ma tante altre ragazze non è che hanno fatto tutta sto successo dopo. Sì, vabbè, così tante non potevano far successo tutte. No, no, a prescindere. Ma anche qualcuna che magari in quel momento aveva spiccato il volo, ma è durata poco. Cioè, insomma, anche perché comunque poi dopo un po' magari non cavalcando l'onda va in depressione. Sì, sì, è purtroppo il problema di quando entri in un mondo che lo ti sembra bello. Vabbè, sì. Sì. Più o meno. Diciamo che ti sembra bello, ecco. Sì. E poi è difficile tornare indietro. Una vita tra virgolette più normale, magari. Beh, uno sì, si era fatto alcune idee, alcuni viaggi mentali ovviamente proprio. Dopo mi sono data all'estetica, quindi ecco. Sì, ho fatto scuola di estetista, sono stata estetista, insomma, ho lavorato in vari studi eccetera, quindi ne ho cambiati di lavori, anche perché insomma beh diciamo che sei rimasta comunque nell'ambito della bellezza, sì, della apparire. Beh, sì. Mi sembra giusto. Poi, insomma, sai che volevo fare da piccolo? Sì. Il dentista. Ah, ecco. Cioè, hai fatto tutto tranne che il dentista. Esatto, ma adesso non che riesco poi, neanche a avvicinarmi alle persone. Se avessi fatto il dentista, ci avresti pure azzeccato, perché insomma, fanno i soldi i dentisti. No, vabbè, quello bene. Indubbiamente. Cioè, comunque da piccolo avevo già bene in mente il tipo di carriera, ma anche il tipo di guadagno. Sì, certo. E quindi, diciamo che... Avevo già ben chiaro quello che volevo fare da grande. Non è tanto il dentista in sé per sé, ma comunque avere una vabbè, vita. Quando sei piccolo magari cambi, sto
sacco di volte, idea. Sì, vabbè, ma ero proprio piccolo, piccolo. Mi ricordo. Volevo fare danza e volevo fare la ballerina, non so. E vabbè, ma alla fine lo spettacolo è così, è una specie di. Adesso però sono fotomodella, quindi. Appunto. Allora, poi insomma, sei venuta a fotografare con un grandissimo fotografo. Che conosciutissimo. Non so, conosciutissimo, abbiamo detto prima, no? Sì. Almeno dai. Tre persone. Ma no, non è vero. Ah, l'ho detto pure al mio vicino, no? Calcolo io tante volte quando parlo di te, parecchi ti conoscono, non sanno chi sei. Ah, sì? Sì. Ah, bene. Beh, fa piacere. Beh, nell'ambiente della fotografia, vabbè, tu insomma lo sai, parecchi sanno chi sei, ti seguono, conoscono il tuo nome, ti reputano bravo. Meno male, meno male. Abbiamo scoperto una cosa bellissima, vero, grazie, vero. Laura. Sono molto contento, mi ha migliorato la giornata. Hai visto, basta poco. Basta veramente poco, sì. E niente, vabbè, comunque, tornando al fatto che volevo fare il dentista, mia madre era molto fiera. Beh, ci credo. E infatti poi ho fatto il fotografo. Vabbè, sarà fiera lo stesso, dai. Sì, no, vabbè, devo dire, sotto questo punto di vista è contenta, penso, pure mio padre. Ma sì. Anche perché pure mio padre è fotografo. Ah sì, davvero? Non lo sapevo. Sì. No, allora, mio padre principalmente è archeologo. Oddio, che bello. E però ha fatto un sacco d'anni di fotografia anche a livello professionale. Beh, certo. Senti, cioè, archeologia comunque gira, no? Sì, sì, archeologia quando ancora si poteva, diciamo, c'erano le sovrintendenze. Però quello che faceva particolarmente a livello pure fotografico erano i servizi matrimoniali. E infatti, quello che odio oggi... Tu però non fai servizi matrimoniali. No, li odio. Perché? No, non potrei mai farli. Penso che dopo 10 minuti mi scoccio e me ne vado. Adesso poi vanno tanto le foto alle mamme col pancione, i bimbi appena nati. Già lì mi è capitato pure di farlo. Un'altra modella, tra l'altro amica mia che saluto, Marzia Scipioni. E là mi sono divertito. Poi, insomma, io e Marzia siamo amici, quindi... Certo. È stato bello pure per quello. È stato un bel momento. Però ecco, al di là di questo, il matrimonio no, vabbè, ce la faccio. Il pranzo però, ma no? Chi se ne importa? A parte poi non è vero perché no. Non te fanno mangiare, no, perché dai, proprio il momento in cui vogliono che scatti di più è proprio mentre mangiano. Va bene, quindi manco il pranzo. No, devi rubarle le cose. No. Non puoi, è una tortura. Io invece pensavo che comunque uno va, fa il servizio, più scrocca il bel pranzo. Sì, ma allora può essere tutto, sì, certo. Però io personalmente, quindi non sto dicendo che il fare servizi matrimoniali è sbagliato, anzi, per carità, no. Ben venga. Insomma, c'è sta molta gente che ci lavora, ben venga chi riesce a lavorare, sì, poi certo. Soprattutto nella fotografia. Però è una cosa di uno stress che non finisce. Sì, comunque è pesante, ma... sì. Allora, io evito di andare ai matrimoni quando mi invitano. Figura di andarci a lavorare. Ah, guarda, su quello sono d'accordo, soprattutto d'estate. Sì, d'estate gradi. È proprio una cattiveria. Magari il 15 d'agosto. Una cattiveria, è una cattiveria. Sì. Perché mi vuoi così male? Poi te devo pure pagare. Sì. E te devo fare il regalo. Allora, facciamo che io non vengo. E quello è il mio regalo, non vengo. Poi aspetta, allora, noi donne siamo abbastanza fortunate perché comunque col vestitino ce la caviamo, ma sì, voi... Sì, no, cioè, è io stato sempre, mortale. Ho detto sempre poveri uomini perché comunque giacca, cravatta, camicia, cioè penso che deve essere proprio una tortura. Sì, è una tortura. Invece noi, bene o male, metti il vestitino. Sì, metti il vestitino, sì. Cioè, sì, sì, vai. E tanto poi vedi sempre la stessa scena. Tutti precisi in giacca e cravatta in chiesa, appena si arriva al ristorante. Vabbè, no. Un po' di imbriachi, cioè, sì, te lasci andare. Gente che si sbottona, gente che si butta in piscina. Gente che si butta in piscina. Vabbè, ti diverti giustamente, ti fa bene, no? Sì, no, ma diciamo che mi farebbe molto meglio se rimanessi a casa, ecco. Ah sì, quello è poco massimo. Guarda, infatti... io sono fortunata perché in questi ultimi anni, ma parecchi anni, non mi ha più invitato nessuno, quindi cerimonie. Perfetto. Evitate, allora. Evitate, sì, di... E che cosa vogliamo dire ai nostri ascoltatori? Non ci invitate ai matrimoni. Non li fa, non vi sposate proprio. No. No, vabbè, se volete sposarvi, sposate. Insomma, non è che stiamo qua a giudicare. Non si sposa né meglio, però. Vabbè. Però ognuno la pensa, sono scelte di vita, ognuno fa quello che ognuno vuole, deve fare il suo percorso. Però non sentitevi liberi di invitarci ai matrimoni, almeno a me e a Laura. Sì. Soprattutto d'agosto poi, perché comunque fa caldo. Agosto non ci devono, dovrebbero essere vietati per legge. Sì, secondo me sì, dovrebbero mettere una legge contro i matrimoni. Ma tra l'altro adesso fa così caldo, negli ultimi 2 anni, 2-3 anni fa così caldo, che dovrebbero secondo me evitare...
anzi, vietare proprio tu qualsiasi tipo di attività sì, di però giorno. dovremmo smettere di vivere in quel momento proprio. Ci sono dei bah. Paesi del mondo che fa così caldo ma... che le attività lavorative si svolgono dalla Vabbè, sera io in poi. Lì praticamente. Cioè, non no, non vuoi vivere là, te lo no. assicuro. Fa 50 gradi di giorno. Ho capito, ma se smettono di fare attività e tutto quanto, bene no, male. È solo traslata. Più in là, c'è un altro fuso orario. E allora cioè, loro cominciano a lavorare quando tramonta. Ah. E poi se il lavoro si svolge fino a sera tardi. Oddio, quindi no. Però di giorno stai a casa, cioè non. E beh, con 50 gradi voglio vedere. Esatto, perché uscire fuori di giorno potresti morire. Sì, potresti morire. Se sei una persona sensibile al calore, potresti come? Morire. Io sarei morta già. Sei e te. Sì, cioè, trovano cadaveri mano per mano. Sì. Sì, 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 sì. Cioè, trovano come. I bradipi. No, quelli dei. I resti dei Pompei. Oddio. Bruciati. Morire, dai. Poracci, per carità. No, però, cioè, ecco, la sì, situazione vabbè, è quella. Sì, ok. La situazione è quella, per farvi capire, ecco. Un attimo la situazione, sì, giusto. Situazione da eruzione vulcanica, ok. Allora, parlando proprio di nome di internet e Instagram, sì. Tu mi stavi dicendo che avevi trovato un modo per incrementare il tuo profilo. Sì, oddio, più che altro non è che ho trovato un modo, è stato un momento in cui sono riuscita ad avere tanto seguito. Oh, ecco, perché? Perché poi adesso il metodo più conosciuto per incrementare i follower di Instagram è comprarli. Sì, ok, io non l'ho comprato però. Okay, esatto. Diciamo quindi, che non stiamo parlando di comprare. No, no, no. È stata una cosa molto inconsapevole. Allora, vediamo, sentiamo. Allora, nel senso che praticamente, vabbè, io ho aperto Instagram nel 2018. E solo che in quel periodo pubblicavo pochissimo, cioè niente foto, il profilo era chiuso, eccetera. Poi, vabbè, a un certo punto io ho un figlio e mi ha cominciato a dire dai mamma, apri, insomma, fatti conoscere, fatti vedere. E vabbè, insomma, da lì poi ho cominciato a postare foto, però era arrivata tipo 800 follower, insomma, una cosa abbastanza tranquilla. Lui seguiva all'epoca un personaggio che credo ci sia ancora tuttora, che si chiama Sbanca. Chi? X Sbanca. E che fa? E lui praticamente gioca le schedine, ok? E poi le ripropone ai suoi, diciamo, utenti, quelli che lo seguono. Perché spesso e volentieri fa delle belle vincite e quindi lui gratuitamente ha deciso di condividere le sue schedine tramite Instagram, ovviamente fa video eccetera eccetera, e pubblica appunto le giocate e la gente di sua intenzione magari le vanno a giocare e cioè, tanti hanno vinto. Allora, per incrementare il profilo Instagram giocate le schedine, perché mi ha detto Laura. Allora, intanto per cominciare abbiamo fatto un sacco di pubblicità a un personaggio che nemmeno sì, conosco. Che non so neanche se ci sta ancora, sinceramente. Bene, che forse è morto. No, dai, poverino. So che ha fatto non c'è un sacco più, di mi soldi, dispiace. Sì. Troppi soldi. Vabbè, praticamente lui ci giocava anche mio figlio, lui ci ha vinto già 2-3 volte, insomma. Ah. E quanto ha vinto? Beh, che ne so, una volta 1.400, un'altra volta 700, dipende poi da quanto tu giocavi. Da quanto punti, certo, sì, un classico proprio. Facendo le giocate sue, ovviamente, lui ti dava la schedina e tu le giocavi. Vabbè, la cosa è nata praticamente che un giorno lui, poi, avendo comunque un seguito, è diventato abbastanza famoso, cominciò a fare una linea di felpe, con scritto X Sbanca, vabbè, insomma, il nomino suo, il nomignolo suo, e quel giorno praticamente fece una storia dicendo che a tutte le persone che si compravano la sua felpa e poi la indossavano e facevano la storia o la canzoncina che cantava lui eccetera e li ripubblicava nelle storie, quindi io con mio figlio poi in macchina abbiamo comprato la felpa, abbiamo fatto le foto, abbiamo cantato la canzoncina facendo la storia e menzionando lui e lui mi ripostò su fra le storie. Ok, ho capito. Ma quindi hai fatto un piccolo investimento, diciamo. Sì, vabbè, insomma, non è pochi euro, comunque una felpa, quanto potrà mai costare? Ma avrà pagato 10 euro. Pure poco, insomma, sì, dice, adesso no, costano vabbè, molto certo. di più. E là, il personaggio gli ha ripostato la storia menzionandomi, però il discorso è nato che, essendo comunque un uomo che faceva le schedine, veniva seguito solo da maschi, da uomini. Quindi lui, mettendo la mia storia, ha scritto la prima donna X. Ah, hai capito. E da quel momento le persone che seguivano lui hanno visto me, hanno cominciato tutti a seguirmi. E quindi c'è stato tipo questo esploit di persone che mi aggiungevano
E quel giorno praticamente avevo Instagram impazzito e da lì poi sono arrivata insomma a quasi 40.000 follower. Ho capito, quindi diciamo che sei subentrata in un meccanismo di riposte, popolarità senza fare niente. Esatto, popolarità di rimbalzo. Diamoci una mano a vicenda, no? Spezziamo questo algoritmo. Eh sì. E è arrivato il momento poi di postare anche qualcosa di interessante, diverso. Di diverso. Beh, certo, loro quello che vogliono, comunque che tu... Ormai qualcosa di diverso penso che non esista più. No, però più fai contenuti particolari e più in teoria, secondo loro, dovresti avere un certo seguito. Sì. Infatti il motivo per cui adesso stanno diventando tutti... La teoria è questa, però prima cosa dicevamo, ad esempio? Prima gli facevo vedere a Laura una bella foto che ho fatto, quella che secondo me tecnicamente era una bella foto. Bella, bellissima. Ecco, ma... Non io ho detto anche, è anche quella, sì, esatto, è anche quella che ha avuto meno successo, proprio perché la modella ripresa non è svestita. No. Quindi... E io da donna ne so qualcosa. Ecco, perché, insomma. Perfetto, pure sì. Io da uomo ho un sacco di seguito, devo, bisogna dire. Sì, se ti metti i bikini. Sì, 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 bikini sempre. E poi se fai il topless, vabbè. Sì, ma sto sempre in topless al mare, eppure non succede però niente. Strano. Strano. Va bene. Allora, abbiamo parlato tanto, sono contento. Ah sì, anche è stato un piacere. Allora, che cosa abbiamo concluso? Non fate matrimonio. Non c'è invitati, non fate i matrimoni, cioè servizi, no, fate, ma non c'è invitati a noi. Fateli, però non ce lo fate sapere. Ecco. Servizi matrimoniali se ci avete coraggio, ok? Instagram, accollatevi a qualcuno che vi fa pubblicità. Che vi fa pubblicità, perché se no, tanto se no Instagram non gliene frega niente di te, oppure morì. Sì, bravo. Ma pure se compri la spunta blu è uguale. La spunta blu, secondo me, è una delle sole più grandi. No, fighissimo vedere la spunta blu su persone che hanno 30 follower. Sì, quindi... allora. Okay. Però, ad esempio, vedi quello che ti dicevo, la modella c'ha senso, un conto perché, ecco, ad esempio te c'hai diverse migliaia di follower, sì, certo. E c'ha senso, però spesso e volentieri si sentono cose del tipo: è stato creato un profilo fake con le foto della modella per prendere qualche... Ma magari si sentono più importanti con sta spunta blu. No, no, proprio un livello di protezione sto intendo. Sì, io. Beh, certo, comunque in teoria dovresti avere una protezione, in teoria poi. Esatto, quindi se trovate un profilo di una modella appena nato con poche foto e senza spunto blu, ecco, potrebbe essere un profilo fake che qualcuno ti ha rubato le foto, perché questo succede, sì, capito? Probabilmente. A me non mi ruberanno mai niente, perché no, non gliene frega niente a nessuno di me. Comunque, è per questo che non farò mai la spunta blu. No. Ok, abbiamo concluso oggi grandi cose, sì. Grandi consigli. Quindi mi raccomando, seguiteli tutti. Esatto, e poi seguiteci su Instagram. Ricordiamo il tuo profilo Lauri Instagram. Feri. Lauri, scritto come? Lauri Feri. Trattino basso sì. Feri. Okay. Ma è difficile trovarmi pure così, però vabbè. Quello è sempre Instagram che ti fa trovare. Vabbè. E poi ovviamente Fabrizio Pavia Fotografi, sia su Instagram che Facebook, Fabrizio Pavia su YouTube per i miei tutorial. E diffondete questo podcast, perché a noi ci piace questa situazione. È un modo per conoscere anche psicologicamente le modelle. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao ciao! Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti. Buonasera dopo ovviamente aver cominciato a parlare. Vabbè però... Sì, ma è un classico, perché noi siamo moderni. Si saluta, okay. La gente. Sì, sì, dopo, sempre dopo. Dopo la sigla, dopo tutto, dopo il prequel, giusto. Dopo... Esatto. Ovviamente.